E ci siamo ragazzi, ci siamo. Allora, sono stanchissimo, è prestissimo, per me almeno. Mi sono appena svegliato, ma ho cercato di fare il possibile. Per ovvi motivi non potrò urlare, non potrò parlare ad altissima voce. Sto dormendo in piedi. Cos'è? Già iniziata a... Voting campaign results. Oh mio Dio, che campagna c'era dei voti? Oh mio Dio. Vabbè raga, non connetto. Ecco, capiamolo un attimo, non connetto, vi giuro. L'avrei voluta seguire, come vi dicevo, in live ieri sera. Per voi. L'avrei voluta seguire in live, proprio in diretta, in presa diretta, insieme a voi, però ragazzi... Non sto al top delle condizioni, ecco, mettiamola così. Ah, la roba delle link skill e delle skill orb. Avete votato tutti, no? Cioè, hanno votato tutti in realtà link skill, giusto? Ah, eccolo, Lezza di Kogod o di Beerus Weezy? Chi sarà scelto? Kogod. Vabbè, ci sta. In realtà, sapete, avrei quasi quasi preferito Beerus e Weezy. Questo perché Wod almeno qualcosina lo fa in determinati eventi. Beerus e Weezy manco quello più. Ok, dai, ci siamo. Raga, ho perso un sacco di tempo, ve l'ho saltata probabilmente sta roba. Ho perso un sacco di tempo a parlare di Burst Mode e tutto il resto. Movie Collaboration Campaign parte 3. L'ho letto. Come si aspettavano, no? Piccolo Power Awakening e Ultimate. Ma grazie tra l'altro per aver detto come immaginavate. Così subito. Ragazzi, ma sono LR, perdona. Fermati. Cosa stai facendo? Fermati. Mamma mia, li ha sparaflesciati così in faccia all'improvviso. No, vabbè, allora, aspetta, ci abbiamo un bordello da parlare qui. Fermi un attimo. Ah, cavolo. Vabbè, giustamente non abbiamo i dettagli. Ma in realtà... No, non ce le fa vedere. Non ce le fa vedere, già. Allora, in realtà c'è andata ancora più grassa di quanto immaginassi. Perché pensavo onestamente che lanciassero soltanto le SSR, magari del Dual Dokkan Fest. Ah, raga, comunque questa qui è global. Quindi vuol dire che sarà già per global la cosa. A sto punto. Allora, fermatevi, perché già questa cosa mi aveva un attimino mezzo stannato. Perché ho letto piccolo Power Awakening e Ultimate Gohan. Su quell'Ultimate Gohan un attimino... Non so se si è visto dalla reaction, ma sono rimasto un attimino così. Ho detto Ultimate Gohan, perché nel video di un paio di giorni fa vi avevo ipotizzato e preventivato di Beast Gohan e Orange Piccolo al Dual Dokkan Fest. Tra l'altro, ci tengo a specificare nuovamente, quel video era stato registrato precedentemente al possibile, alla live streaming in cui c'erano i vari tag della movie collaboration eccetera, quindi non ne sapevo nulla, ecco, della cosa. Questo ci tengo a specificarlo, come in realtà l'avevo specificato anche nei commenti di quel video che fui poi costretto a caricare nel momento in cui uscì di mezzo più o meno la possibilità. Qui finalmente c'è la conferma. Allora, tra l'altro vi dicevo, me li ha sparaflesciati proprio in faccia e ci è andata grassa perché ci hanno mostrato addirittura proprio gli artwork definitivi. Quando li ho visti animati ho detto, mio Dio, ma queste sono LR. Cioè, non tanto perché l'avevo letto qui sotto, perché ho visto le animazioni dei due artwork, ho detto, mio Dio, sono LR. E tra l'altro ho intravisto lì qui sopra, che non si veda col mouse, Gohan Beast. Ho detto, ma qua cosa? Allora, qui ci sono le illustrazioni di Piccolo Power Awakening, ok, e di Ultimate Gohan. Allora, sapete che vi dico? Da un lato mi sono posto la domanda sul momento, cioè nel senso non appena li ho visti per quella frazione di secondo, insomma. Oddio, Ultimate Gohan e Orange Piccolo trasformabili, quindi perché non li hanno fatti partire direttamente dalla loro forma definitiva? Però d'altra parte, prima cosa, sono contentissimo perché
Chi mi seguirà da tempo, soprattutto riguardo le vicende del film, riguardo quindi ai vari contenuti del film, saprà benissimo quanto io desiderassi avere questo Gohan, cioè quindi questo artwork, questa forma ultimate del film all'interno di un gioco. Lo si preventivava in realtà ai tempi dell'anniversario su Legends. Era un pochino finito nel dimenticatoio, sono felicissimo a questo punto che Dokkan l'abbia rispolverato e che quindi si partirà da Ultimate Gohan, che ha delle animazioni bellissime e che in realtà ha le vere e proprie animazioni. Questa è una cosa fondamentale e che ci dovrebbe anche portare un attimino a fare un ragionamento per quanto riguarda a questo punto le animazioni di Gohan Beast. Perché Legends Gohan Beast l'ha gestito praticamente prendendo tante animazioni di Ultimate Gohan e magari... forse anche qualcosa di Gohan Super Saiyan dal film o Super Saiyan 2 che dir si voglia, e le ha praticamente riportate su Gohan Beast aggiungendoci qualcosina anche di nuovo, insomma. Qui invece la situazione cambia drasticamente, perché di sicuro Gohan Ultimate manterrà le animazioni di Gohan Ultimate per l'appunto all'interno del film, quindi possiamo già iniziare a farci un'idea di quello che sarà il moveset, ecco, mettiamola così, o meglio, di quelle che saranno le animazioni, non il moveset. Per quanto riguarda Gohan Beast, però, a questo punto, trattandosi di una Evo, perché deve essere per forza di cose una Evo, tra l'altro molto belle le animazioni, ma pure bella l'animazione di Piccolo. Guardate che belle! Ma quanto... Ma... ma quanto belle... Allora, l'artwork di Gohan, l'artwork di Piccolo è fantastico, perché a me Orange Piccolo, ragazzi, dite quello che volete, ah, c'ho donamento così, mi piace tantissimo Orange Piccolo, veramente, l'ho sempre detto, sono più felice per Piccolo che ha ottenuto questo power-up, che a me, onestamente, a livello estetico, piace anche, non so perché dovrei dire, cioè, io dico quello che sento, ovviamente, e quindi, ok, Gohan... L'artwork è bello, però un po' sus, devo dire la verità, cioè, secondo me devo abituarmici un attimino, bello però, attenzione, molto molto bello, già mi ci sto abituando in realtà, devo dire la verità, già mi ci sto abituando, vorrei vedere un attimino in game, nel senso vorrei capire se questa qui è la reale grandezza della trasformazione, mi farebbe un attimino strano, però mi sa di sì, sapete? Perché questa dovrebbe essere la grandezza reale dei due artwork, e sì... Mi sa che quindi ci vedremo praticamente la carta così a metà busto. Non ricordo carte viste così, proprio con un impatto visivo così importante, ecco, dal punto di vista delle dimensioni, mettiamola così. Comunque è scioccante questa cosa, perché a vedere, diciamo, dalle animazioni e tutto il resto, in teoria questa dovrebbe essere una vera e propria Evo. Quindi, o meglio, dovrebbero essere in realtà tutte e due Evo. Quindi ciò vorrà dire che sia Ultimate Gohan che Beast Gohan a questo punto avranno 2 12 ki, 2 18 ki, probabilmente ci sarà anche la Active, e questa è una cosa incredibile perché su Ultimate Gohan non c'è problema a livello di animazione in un certo senso, su Gohan Beast sì, su Gohan Beast assolutamente, perché... Avrebbe avuto tantissimo senso a quel punto fare Ultimate Gohan, ma nella Active magari Gohan Beast che lancia il Makan Kosappo. Qui sarà molto particolare la situazione, mi intriga tantissimo, non avete idea, ma proprio un botto. E oddio, confermatemi che dovrebbero essere Evo, cioè guardando a queste animazioni sono tutta la vita da Evo, non credo minimamente che si tratti di una Active Skill... che li fa passare momentaneamente in Gohan Beast. Quindi ne dubito, ecco, ne dubito. Vabbè, raga, questo è quanto. Non sembra esserci nient'altro. È ancora presto per provare a vedere se sono uscite info, se c'è qualcosa in giro. E niente, dai, facciamo così. Ci riaggiorniamo sicuramente all'interno di un prossimo video per quanto riguarda questa movie campaign, che a questo punto, ragazzi, ci mette un hype devastante. Tra l'altro mi sa che non ci hanno manco detto quando è che verranno rilasciati, ma... Fatto sta che ci avevo visto giusto, Gohan Beast e Piccolo lanciati prima dell'anniversario sul Jap, in contemporanea, sempre sul Global, non avrebbe avuto senso slegarli, e quindi non durante l'anniversario.
A questo punto rimane ancora di più un mistero la lineup dell'anniversario, visto che ai tempi, quando ci dissero che non ci sarebbero stati personaggi che erano stati presenti durante gli scorsi anniversari, tutti andammo a pensare subito a Gambit e Piccolo. Poi, vista come si è svolta la campagna, onestamente a me è venuto automatico portarvi il video dell'altro giorno in cui vi dicevo: raga, secondo me, guardate che Gambit e Piccolo non arrivano all'anniversario Jump, ma arrivano in contemporanea nelle due versioni e probabilmente a Natale. Va bene, staremo a vedere. Ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, fatemi sapere se siete in hype. Vi aspetto in tantissimi qui sotto e quindi vi do appuntamento al prossimo video.